Eccoci qua. Ammazza che giornatina, eh? Se oggi devo dire di riffa o di raffa. Ho quel fresco che l'inverno è arrivato, ma no, solo raga, a Westeros. Qua basta. veramente niente. Potete vedere la mia Basta, testa come basta. brilli di luce propria. Basta, dice che arriveranno le piogge domani, sperando che ci si portino pure via e o che serva l'arca di Noè, ma almeno un brividino proprio. Beh, guarda, io domani notte una parto, scureggetta quindi di fresco. Ah, beh, allora piove. Sicuro. Sarà una settimana veramente colma di sicuro piove. Di torrenti e tormenti. Sì. Poi nell'isola dove vai tu, come ti abbiamo detto, a Zaffos, lì proprio sì. Maremoti, Masterotos. Eh? Aristotele? Mm. Bene. Che era una citazione ratmaniana questa. Bravo, vero, vedi, eh? Allora mi hai colto. Ogni tanto rigira il neurone. Quindi Davide mi ha convinto a non spostare tutto l'alambicco qua per trasferirci nell'altra parte della Batcaverna, ergo dopo l'estate è la prima puntata nell'anfrattino della Batcaverna, dove appunto vedete uno spizzone di porta, abbiamo girato per non farvi vedere dove c'è il guano bathroom, di pipistrello, il gabicesso. Bello. E si intravede là appunto il magazzinone Monster. Bene, bene, poche cose quest'oggi, ma buone, ma buone, ma buone. Quindi io comincerei con qualcosa che hanno ritirato fuori non so da dove, quelli della Lion, perché mi ero scordato quasi dell'esistenza della versione da edicola di The Losers. Ecco, in questo anfratto di Batcaverna però ritornano anche benissimo, come si chiamano questi? Riflessi, esatto, benissimo. Questi diti The Losers numero 8 al prezzo di 2,90 euro che diventano 3,30 per magia. Che sono un fantamago io. Sì, faccio le magie come gli spostamenti temporali di Game of Thrones, no? 9 milioni di chilometri in due peti. Eccolo qua, 3,30 euro. E adesso io sto scherzando come un giaffagrano, però The Losers è un fumetto molto figo. E io mi sono gustato pure il film all'epoca, perché uscì anche il film. E mi piacque discretamente. La fine del gioco dovrebbe essere anche la conclusione del ciclo, ragazzuoli. E vediamo un po'. Vabbè, tu parla tu intanto. Bravo, allora noi abbiamo il rischio di essere tedioso. Suicide Squad. Maneggiare con cura. Ogni pagina contiene idee altamente tossiche per una mente vulnerabile. Quarto numeretto, qui dice mensile, ma non sono sicuro della veridicità di questa affermazione. Anche in questo caso 3,30 euro. Il prezzo, e volevo dirvi qualcosa di più importante, ma abbiamo quattro mini storie dentro. Vedi, brutte compagnie, lasciate ogni speranza, sacrifici nella tempesta e fine dei giochi. Bene, vuoi far vedere qualche cosa? Perché io devo far vedere anche l'interno di questo, proprio ad avvalorare il valore. Bella questa cacofonia, mi piace. Avvaloriamo il valore. Sì. Va bravo, bene, bravo. Perché qui c'è Andy Diggle ai testi, molto bravo Andy Diggle, ma c'è Gioca ai disegni. Accidentolina, che vedevo di, che vedevo spiegare, che vedevo insegnare. Mi raccomando, buttateci un occhio. Ricordatevi, 2,90 euro che diventano 3,30 euro per tecnomagia. Poi abbiamo Nathan Never 315. Ma non era un fumetto Bonelli italiano? Hai ragione, quindi... Nathan Never, abbiamo il caso Forges, in questo caso, Forbes, scusa. Anche tu cambi per tecnomagia. Cioè, esatto, beh, e sembra, il prezzo tecnicamente è 3,50 euro, sperando in che non ci siano... Mago la maga mago, che te lo trasformo in, non lo so, 3,15, non lo so, dai. Non lo so, allora, vediamo un po', chi abbiamo? Ah, soggetto e sceneggiatura, Beppi Vigna, e disegni Luigi Piccato, Matteo Santaniello e Cesare Valeri. Un Piccato che Dylan Dog, Nathan Never, un po' di qua e un po' di là. Va bene? Sì. Però a quanto vedo si fa sempre affiancare da qualcuno. Bravo, ormai. Bravo. Il buon Luigi Constantine o Constantine o Const, come te pare, eccolo qua. Il numero 20 della versione Bonellide. Per questo iper classico ormai lo si può considerare, sì, un personaggio fondamentale
per chiunque ami il fumetto americano e non è supereroistico, attenzione. Un arcangelo confuso, un pericoloso fascista e i suoi scagnozzi, la morsa della violenza che si chiude attorno agli affetti di Constantine. Il prezzo 3,30 euro Anche qua la questo. magia. Attenzione, entrambi sono targati luglio, quindi sono in leggero Ma ritardo. Qui piccolo. all'interno ci abbiamo un sacco di brava gente. E qua c'è Bello. sempre Dillon. È Dillon Sì, mi sa questo? di sì. Lo sai che mi sa di sì? Credo proprio di sì. Questo mi La sa che era. copertina dovrebbe essere sempre di Glenn Fabry. Questo mi sa che era il ciclo con Gartennis. Può essere. Se c'è Non Dillon vorrei è dire. probabile. Perché di solito. E Bravo, infatti, sì. hai visto. Bravo, sì. Sì, bravo. Di No, solito questa quella era la era. coppia che scoppia, Sì, ragazzi. grossi, Veramente. grossi personaggi. Soddisfazioni. E poi abbiamo le storie Bonelli che arriva al 59esimo volumetto. In questo caso il prezzo sono 4 fleuri, non 3,30 come sperava Luca. Soggetto e sceneggiatura Gianfranco Manfredi e disegni Pedro Mauro. Il titolo? Il titolo è Mugico. Azzo, mamma mia, sicuramente si pronuncerà in un altro modo, però vabbè. Mugico. Noi siamo degli stolti, ergo lo leggiamo come lo vediamo, giusto? Sì, Ho così. toltato quest'assist proprio così. Poi, non, considerando Statista. che non vediamo, esce fuori proprio. Statista. Poi, qui ci hanno appena Oh, portato vedi. un'autoproduzione da parte di Marco Tarma Tarquini. Non aprite quel pacco. Un action comedy ambientato a Roma dove un misterioso dinamitardo minaccia la città disseminandola di pacchi bomba. Ma dovrà fare i conti con lo strambo e tenace commissario Harlan DeVito e il suo nuovo aiutante. Il prezzo è Capito. 19 euro. Però, ragazzuoli, guardate che cartonatino che ha tirato fuori. È tipo i cartonatelli che fa la Bau, Sì, insomma, sì, sì, sì. quel formato lì. Tutto a colori e vi faccio vedere anche l'interno riccamente di pregio. No, Ecco, tocca dire che mi lo stavo incuriosisce. sfogliando e sembra molto carino, Bene, bene, eh. bene. Cioè, Que io questo è fondamentale, però. Io quella, direi che, insomma, da quella, lì bella. parte tutto Bravo. e inizia tutto. C'è anche un fighissimo adesivo all'interno, doppio adesivo. Molto molto carino per Violetta e Ringo. Bene bene bene, ve l'abbiamo fatto vedere Marco Tarquini. Poi E poi abbiamo, attenzione, abbiamo Alien Defiance, 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 lo dico sempre in maniera corretta. che perché tu vedi come non vedi, Esatto, come vedi. quinto spilladino D6, 3,20 euro il prezzo, sempre per Saldapress. Lo sfogliavo poc'anzi quando ero immerso nei miei pensieri. Hai sfogliato poco? Scritto da Brian Wood con ai disegni Tom Brescini e Stephen Thompson. Abbiamo due Questa diventa capitoli. bravo, Eccolo ragazzo. qua. E voilà, oh, bella questa Sembra quasi un imago. Venom sto alien Vero, stasera, però, eh? perché Sì. c'ha il capoccione che si apre così. Chiarissimo, devo dire proprio cristallino. Oh, tornano i cartonatoni, eccoli qua, i New 52 Limited. E questo è il cazzo di Batman Eternal numero Era un po' 5. francesismo questo. Esatto, un semi-mammozzone da 26,95 euro. Senza fine. La fine è vicina, e questo lo sappiamo, e la verità sarà rivelata. Questo è un po' meno certo. All'interno ci abbiamo i numeri della serie Batman Eternal dal 41 al 52, serie scritta da Scott Snyder. Giusto? Sì, forse un E pochino più accentuato. un botto di autori molto bravi che, se ce li chiedete adesso, ci cogliete in fallo che fa rima con tarallo. Ho detto il prezzo 26,95 euro, ma Malaion olè. Però ve li leggo: c'è Schneider, Tinion IV, Vitti e Suzuka. Pensavo peggio in realtà, Sono bravo, vado avanti io con Va un'altra cosa. E a vai. sto punto vi faccio vedere, abbiamo parlato di Aliens, c'è Superman Aliens, versione cartonatona, anche in questo caso 24,50 euro. Nello spazio nessuno può sentirti urlare, nemmeno Superman, è sotto Quindi pure attacchi lui. proprio
Non lo so, non lo so, è un asteroide probabilmente. spazio. Un doppio incontro davvero epocale tra l'uomo d'acciaio e la spaventosa creatura portata al successo sul grande schermo da Ridley Scott e H.R. Giger, narrato con drammatica epicità. Tra gli altri da Dan Jurgens, Chuck Dixon e Kevin Nolan. In questo volume che raccoglie le miniserie complete Superman vs. Alien dall'1 al 3 e Superman vs. Aliens 2 God War dall'1 al 4. Oh. Al che facciamo vedere. Facciamoli vedere. Tiè, sciocca grobetta. Mi sa che però non ho fatto vedere Col l'interno fischio, dell'Eternal, vero? annesso, Faccio no? vedere un secondo l'Eternal, perché insomma abbiamo detto gli autori, un botto d'autori, pepepe, papà, para, ponsi, Ma ponsi, dove sei va, però. sfogliato tu con Ma sono egoismo sfogliato e io da poi l'hai solo con un chiuso? ricco sano egoismo, proprio veramente pessimo, anche perché il volume all'interno merita. Ma Quindi, la parola passa a te. per la Goen abbiamo Kiss Him Not Me, vedi, lo dice pure lui, quindi stai E chi te alla bacia a larga. te? Non te serviva. 4,50 € per questo secondo volumetto. Come faccio ora che sono popolare? Queste sono domande Beh, proprio tosse, come noi. A eh. proposito, nella nostra piccola popolarità, ringraziamo tutti gli amici che al nostro ritorno ci hanno salutato nei Con gli insulti. commenti sotto e sì, ovviamente con tanti insulti colorati e coloriti. Un saluto a Bravi. tutti quanti e grazie per il bentornato e benvenuto, ben trovati anche da parte nostra. Ti Guardate questa, piace? Il bianco. bianco, perché tu quando crei parti, no? Da lì e smaroneggio, C'è poi solo che tu stai seduto raddo, sempre sul trono, che non è de raddo. spade, ma è de ceramica. Oh, Scarsa. bravo, e neanche bellissimo. E No, abbiamo il te l'hanno tiranno rimontata la tazza, quella sì, almeno a innamorato. casa. Sì, Ok. quello tocca A dire che Davide sono hanno stati. completato il bagno, sembrerebbe. Sì, cioè, Senza il doccino, però. completato è una parola molto grande Grossa, e vabbè. abbastanza fallace. Dicevamo, il tiranno innamorato, questa volta per Magic Press abbiamo il numero 10 per un pubblico adulto a 6,90 €. Faccio vedere qualche imago, ma si sì, va. Ma sì, ma vai perché sei Ma buono. cosa ce ne fo Forfora? forfora a Ah, noi? non lo E so. chiudo il capitoletto manga, che era Tanto veramente se fa mini. tutto te, a me va Esatto, benissimo, bravo. c'è Tu problema. guarda il santino di San Riccardo e Lo so. abbiamo Sense 7, anche questo per, attenzione, accostiamo fumetti di dubbia identità con personaggi di dubbia e basta, Perché però. dubbia identità ha senso? Vabbè, no, è vero, giustamente. Lui è di dubbia identità, identità è il Che Santinto. brutto, meno male che poi me ne vado. Allora abbiamo Stai facendo 6 vedere delle e. natiche però, Beh, ma dai, sul retro. qualcosa tocca Ah, pure far va vedere. bene, per carità. La fantasia, ok, però serve anche qualcosa di più, diciamo, come si può dire, Concreto. bravissimo. 6,90 il prezzo, dicevamo, per il settimo volume. Mi Vi fai sempre fare togliere le castagne dal fuoco. Qua questa. credo che tu possa far vedere molto poco perché ho visto un po' dei missili. Non sono quelli da Corea, eh? No, non questa è una sono. delle. Sfogliando, è l'unica pagina che ho trovato in cui sono Non so, non vestiti. ci sono i missili coreani, ma un altro tipo dei missili. Che ci piace pure da più. Vabbè, eh sì. Ora passiamo alla Magic Press che ci propone Surgeon X di Sarah Kenney e John Watkins, un volumozzo da 18 euro per una serie Image. Ciò che non ci uccide ci rende più forti. Questa è una frase che ormai abbiamo imparato a conoscere. Sullo sfondo dell'apocalisse antibiotica in una Londra del prossimo futuro, Rosa Scott, una chirurga brillante e maniacale, diventa Surgeon X. Un medico vigilante che utilizza chirurgia sperimentale e medicine provenienti dal mercato nero per curare i pazienti abbandonati dal sistema. Surgeon X si mette in gioco per salvare vite, ma finisce per piegare il giuramento di Ippocrate ai propri fini. Oh, guarda che non te lo do il numero di Surgeon X perché tu potresti andarci a comprare qualcosa di sbagliato, capito? E non dico cosa, va bene? Il No, moment modificato, non va mi bene? preoccupo. Non mi preoccupo. Tutto a colori, magico pures. Ci Poi. piace, poi abbiamo Capricorno, eccolo qua, l'integrale primo volume 28
8 euro anche questo per Magic Press. Yes. Non appena arriva a New York, Capricorno, astrologo dei VIP, si ritrova implicato in una serie di misteriose avventure, tra cui la caduta di un dirigibile e l'incendio di una biblioteca. Ma chi è davvero questo singolare psicologo barra investigatore? Capricorno, l'integrale raccoglie i primi 5 albi della serie capolavoro di Andreas, maestro indiscusso della Bede. Infatti, e sono delle molti turbinanti. Molti ragazzi si sono presi i volumi precedenti pubblicati dalla Magic Press dedicati ad Andreas, che effettivamente è proprio un fenomeno. Sì. A parte quelle con le scritte. Bravo, bravo, ci piace, ci piace. E chiudiamo con la collana storica biografie che arriva al quarto numero con Carlo Magno. Attenzione, attenzione. Bruno Delmas, Le Mercier e Burer Thierry. Bravo, ma l'ho Thierry detto. Thierry Henry, esatto. Carlo Magno, detto anche Carlo il Grande, divenne re dei Franchi nel 768 d.C. alla morte del padre Pipino il Breve, detto Ganga, detto Davide, primo detto sovrano della dinastia carolingia dei Senza Pube. La sua epopea è quella di un figlio di re arrivato a detenere il potere supremo in Europa e a costruire un nuovo sistema politico. Uomo di fede profonda, perseguì sempre obiettivi finalizzati alla diffusione della religione cristiana, con ogni mezzo, sia militare che culturale, non mi sembri tu però, no. E si impose come protettore del papato, non sei decisamente tu. No, ma conquistatore... All'inizio non era dei più promettenti. Esatto. Ti sei salvato in calcio di Angolo. Conquistatore carismatico e uomo politico saggio, seppe circondarsi dei più grandi intellettuali dell'epoca. Non sei proprio tu, nonno, no? E fu protagonista di un momento unico nell'Europa medievale, quando il 25 dicembre dell'Ottocento venne incoronato Sacro Romano Imperatore. Madonna Santissima, che roba, esatto, ragazzi. Era proprio lui, era che proprio se lui. Ti sentiva... Erano pubi miei, direi proprio, riccamente. Faccio vedere l'interno, questa è una bella collana, perché ci si impara decisamente la storia. No, come noi cretini che la andiamo a scherzare. Non si scherza con la storia, hai ragione, parlo per me, perché tu sei... una categoria tutto leggermente più in basso della mia. Sopra. Va bene, caro il mio feccione, solo complimenti quest'oggi. Madonna che puntata, veramente anomala e animala, direi, senza proprio né capo né coda, volgarità, bruttezze. La vorrei chiudere prima dei 20, vediamo se ci riusciamo con una chiusura proprio spumeggiante e confezionatissima. Allora ragazzi, se siete interessati a seguirci sempre, potete attivare la campanellina di YouTube, che in questi giorni ha cambiato anche leggermente grafica, potete iscrivervi al canale, ma parimenti, altresì, potete A. iscrivervi alla pagina del TG Comics su Facebook, iscrivervi alla pagina del Forbidden Planet Roma su Facebook, o che ne so, fate come pare, ci venite a trovare direttamente qua al negozio. Passate qua, in cui io suderò come in una sauna svedese. Davide vi regalerà i fazzoletti con i quali si è deterso il sudore. Bravo, bravo, coniugato bene, comunque. Ti sarebbe piaciuto un detergiuto? Anche Carlo Magno era contento. Anche Carlo Magno, sudava pure lui, tranquillo. Sì, sotto quelle armature, poi magari... Sacro Romano sudore. Sai che guazza, mamma mia, poveri equini. Vabbè. Ragazzuoli, do un'altra crocca, così sono felice, spacco l'anello. Ci vediamo la prossima settimana, martedì, chi lo sa... Io non ci sarò, però. Lui non ci sarà, le battaglie sono tante, vieni avanti macchina gigante. Caro Davide, buone vacanze e sono sicuro che da parte dei nostri amici ti arriveranno tanti in bocca al lupo per il tempo. Ah, sono proprio sicuro. Sì. Facciamo il toto temporale con voi, cari amici. Alla prossima puntata. Ciao, ci prima!